riprende l'attività dello Studio Rosai con questa mostra di Giorgio Chiesi, che come sapete è stato uno dei protagonisti dell'Indiano, e l'Indiano è sempre il riferimento per l'attività qui allo Studio Rosai, che è così perché appunto era Ottone Rosai che lavorava qui, e Ottone Rosai fondò la Galleria L'Indiano diretta da Paolo Marini, al quale questa mostra è dedicata. È un grande piacere avere qui un artista del calibro di Chiesi, uno dei migliori interpreti della contemporaneità, che ha saputo evolvere un linguaggio e che qui presenta in anteprima per la prima volta, e con questi dittici e nuovi sviluppi, che sarà qui ospite allo Studio Rosai fino alla fine del mese di novembre. E poi, dopo una parentesi di una mostra che è questa qui, In attesa del pediluvio, di Riccardo Mannelli, che sarà dal 2 al 4 dicembre, in occasione sarà l'omaggio di Firenze al suo premier, il premier che l'aveva visto anche sindaco, nei ritratti pubblicati sul Fatto Quotidiano negli ultimi mesi da Riccardo Mannelli. Sono oltre 80 tavole che verranno esposte tutte insieme per la prima volta, e vi giuro fanno impressione. Poi l'attività dello studio andrà avanti con altre mostre, ci saranno dei ritorni, Ian Anthony McLeod, Stefano Davidson, altre cose ancora in fieri, perché quella che è la caratteristica di questo studio è quella di essere sulla contemporaneità, su quello che si muove a Firenze, e quindi staremo a vedere.